Da quel 26 novembre, splendido, sono trascorsi già oltre 2 mesi, ma non si è attenuato l'entusiasmo che avete suscitato nei nostri concittadini in misura crescente. Tanti hanno nel nostro paese seguito ogni tappa del vostro percorso di incontri, dal Canada all'Australia. L'ho fatto anch'io quando mi era possibile. Non mi è stato possibile vedere la prima partita, quella con il Canada, che è stata anch'essa importante perché ha permesso di registrare e definire meccanismi, modalità e tattiche e strategie di squadra. Ho seguito i set conclusivi con il Cile e la Svezia e per intero con l'Olanda, la semifinale decisiva con la Serbia e la finale con l'Australia. Complimenti. Quarantasette anni sono stati un lungo periodo. Non è soltanto questo, però, quello che, per il quale vi ringraziamo anche qui oggi al Quirinale, vi ringrazio a nome dei nostri concittadini, ma è per quello che avete manifestato in quei giorni costantemente. Come dicevo, lo spirito di squadra, la coesione tra di voi, una normalità e semplicità di comportamento che ha affiancato al successo sportivo un grande valore umano. Complimenti anche per questo.